Buonasera a tutti cari ascoltatori Meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Da come avete ben visto anche dalla copertina, oggi andremo a parlare delle tendenze meteo per quanto riguarda l'estate che ci sta, perché ormai è alle porte. Allora, situazione comunque. Partiremo dal giugno e arriveremo fino a massimo a luglio. Per ora vedremo comunque con questi modelli più o meno come dovrebbe andare, però comunque io semmai vi lascio anche prima del video così almeno ve li potete vedere, ma più o meno ve li spiego con questa grafica che così almeno si muove anche. Io essendomi già un po' guardati vi spiegherò tutto. Quindi a partire già dal 5 di giugno comunque un'alta pressione africana dovrebbe riuscire a conquistare in maniera anche abbastanza poderosa la sua la zona soprattutto dell'Europa meridionale e dell'Europa centrale. Picchi più caldi ovviamente si troveranno in Spagna, ma veramente colpite in maniera molto forte anche il centro e sud dell'Italia. Infatti già dal 5 giugno del caldo già abbastanza anomalo, più o meno stiamo parlando di più 2 gradi, più o meno comunque in poche parole per il mese di giugno e quello di luglio dovrebbero essere più caldi, invece attenzione ad agosto che potrebbe rivelarsi un vero flop. Ma questo, se volete, ne parleremo in un altro video. Rimanendo qui, come possiamo vedere, questo comunque il caldo dovrebbe sempre di più spingere su tutta il sud dell'Europa, nella zona meridionale dell'Europa, come possiamo vedere, con possibili attacchi di alta pressione a forma di omega, soprattutto sopra di noi, quindi sull'Italia, ma con massimi di alta pressione che dovrebbero anche arrivare fino anche in Islanda, con quelle latitudini dell'Islanda più o meno, per darvi un'indicazione. Tutto ciò comunque dovrebbe ripetersi spesso, anche perché comunque è normale, entrando nel periodo estivo, tutto ciò è molto abituale ormai. Comunque questo caldo dovrebbe rimanere, levate alcune possibili incursioni che dovrebbero arrivare dal nord, portando così temporali, perché si prospetta una stagione ricca di temporali a causa di questi sbalzi termici in quota tra il caldo del periodo e delle incursioni dell'aria più fresca dal nord. Comunque, come possiamo vedere, queste incursioni principalmente dovrebbero arrivare dal nord e non dall'Atlantico, scivolando in maniera veramente veloce. In questo caso invece un nucleo d'aria più fresca di origine atlantica dovrebbe andare a passare sopra l'Italia, ovviamente questi sono solamente modelli. Comunque, dicendo, sarà un giugno ma anche un luglio molto caldo, infatti come possiamo vedere temperature molto calde anche in Islanda. Adesso ad esempio vi metto un attimo le temperature a 2 metri così almeno possiamo fare più posso rendere un'idea di come potrebbe essere, con temperature che di certo sul nord dell'Africa dovrebbero già arrivare sostanzialmente in maniera anche abbastanza forte i più 40 gradi, ma poi sempre di più attacchi sempre più caldi, per ora comunque massime che non dovrebbero essere troppo alte ancora per il periodo, temperature che se forse al sud potremmo arrivare già intorno ai 32 gradi. Invece passando nel mese alla metà, verso la fine di giugno, ora vi rimetto i 500 Pascal così non si vede, e poi vediamo anche temperatura a 2 metri per rendervi un'idea, come possiamo vedere caldo veramente molto prepotente che viene proprio dal Nord Africa, e tra i paesi più colpiti si trova proprio l'Italia e la Spagna. Attenzione però comunque anche delle lingue d'aria calda, come ho già detto, che dovrebbero arrivare anche fino in Islanda. Temperature ancora una volta molto calde, ora ve le faccio vedere come le massime.
verso già giugno, temperature che inizia già a cambiare un po' l'idea già in Grecia, comunque sui Balcani, temperature già intorno ai 40 gradi. Attenzione, attenzione anche alla Sicilia, dove le temperature potrebbero anche toccare già i 38 gradi. Temperature che comunque, come possiamo vedere, di certo spingeranno e non poco, soprattutto sull'Africa, come possiamo vedere, temperature superiori ai 50 gradi su quasi tutto il centro e anche parte del nord. Temperature che ancora verso luglio andranno sempre di più ad intensificarsi. Infatti, come possiamo vedere, l'Italia dovrebbe già toccare anche i 34 gradi. Quindi comunque temperature veramente molto insistenti, le vediamo anche da qui, temperature che sono veramente molto calde. Sì, ok, è normale per il periodo, ma attenzione perché dovrebbero essere superiori alla media stagionale anche di 2 gradi. Quindi comunque 2 gradi non sono pochi. E comunque ancora per luglio, come ho già detto, dovrebbero essere mesi più caldi, con temperature molto alte. Infatti, andando anche a 2 metri d'altezza, come possiamo vedere, ripetute fiammate africane che dovrebbero andare a portare temperature anche di 40 gradi, soprattutto al sud, e sto parlando principalmente dell'interno, perché già pensando che adesso le temperature sono già toccate 36 gradi in Puglia. Come possiamo vedere comunque questo caldo africano, dopo l'anno scorso, che devo dire sinceramente, io dove abito io l'anno scorso non si è sentito quel caldo africano che magari si è sentito nel 2018. Insomma, come possiamo ancora vedere, come stavamo anche dicendo prima, temperature più o meno superiori anche ai 40 gradi, scusate, è partita la partita della notizia, non so perché, superiori sulla Spagna. Temperature comunque superiori anche ai 40 gradi, non escluderei all'interno della Sicilia e comunque su tutto il centro e sud. Temperature molto calde, di certo, anche nella Val Padana, dove anche lì potremo toccare i 40 gradi. Ci fermiamo qua al 31 di luglio. In poche parole possiamo dire che le previsioni saranno veramente molto calde, secondo le ultime tendenze. Questo è tutto, un cuore saluto dal vostro Medio Italia, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessunissimo aggiornamento meteo.